Nell'antica tradizione attesta Santa Filomena come principessa di Corfù, sua isola natale. Sembra che i suoi nobili genitori ricevessero, benché sterili, la grazia della sua nascita. È annoverata tra le vittime della sanguinosa persecuzione scatenata da Diocleziano dal 303 al 313. Ancora giovanissima, si era recata a Roma per ragioni diplomatiche con la sua famiglia. L'imperatore si era presto invaghito della sua bellezza e pretendeva di farne la sua consorte. Ma, essendo la giovanissima consacrata a Cristo con voto di castità, venne, per il suo rifiuto, martirizzata alla giovane età di 14 anni. Le sue spoglie furono rinvenute nel 1802 nelle catacombe di Priscilla e trasportate in provincia di Avellino, a Mugnano del Cardinale, nella diocesi di Nola, in un santuario a lei dedicato dove riposano tuttora. Scarsissime sono le sue notizie biografiche ed è forse questa la ragione per la quale negli anni 60 venne rimossa dal calendario della Sacra Congregazione dei Riti. Questo singolare episodio ispirò un racconto del celebre scrittore siciliano Leonardo Sciascia, il cui titolo è appunto La rimozione. C'era gente davanti alla chiesa. Forse c'è festa. O hanno inventato una funzione nuova, una messa notturna, non sanno più che inventare. Avvicinandosi notò molti carabinieri. Sarà festa grossa, forse già il vescovo. Trico! Si sentì chiamare. Era il brigadiere. Desidera, domandò Trico risentito, pronto a romperla col brigadiere e con chiunque. Anche lei vuol fare la rivoluzione per Santa Filomena? Chiese con minacciosa ironia il brigadiere. Che rivoluzione, che Santa Filomena? Come, lei non sa niente, disse il brigadiere ironico, minaccioso, incredulo. Non so niente di niente, disse Tricot, con così evidente innocenza che il brigadiere gli credette. Le donne stanno in chiesa, spiegò il brigadiere, e non vogliono uscire. Temono che calino giù dall'altare la statua di Santa Filomena. Non si muoveranno, dicono, se l'arciprete non giura che la statua resterà dov'è. Ho capito, la storia di Santa Filomena. È da un pezzo che se ne parla. Ma chi glielo fa fare ai preti? Una chiesa dedicata a Santa Filomena, un paese pieno di filomene, una festa per Santa Filomena che dura una settimana intera con fiere fiaccolate, processioni cavalcate, le case che tremano per i mortaretti, i dolci impastati col miele, e di colpo viene fuori il decreto che Santa Filomena non è mai esistita. Sappiamo di certo che la giovanissima santa fu venerata con grande affetto sin dalla sua infanzia da San Pio da Pietrelcina, che la chiamava la principessina del paradiso. Il santo si crucciava moltissimo con quanti osavano metterne in dubbio l'esistenza, ricordandone i numerosi miracoli. Tutt'oggi Santa Filomena è venerata come patrona delle cause impossibili.